Cari amici, eccoci con una seconda puntata di conversazioni in cui affronteremo i nuovi competitor di ChatGPT. Come ci siamo detti nella prima, era impossibile pensare che potesse brillare solitario il prodotto di Sam Altman. E così il 23 luglio dello scorso anno è arrivato Bard. Bard, l'intelligenza artificiale di Google, un nome molto simbolico perché deriva dai bardi. I bardi erano i poeti e i narratori celtici che parlavano e tramandavano le storie e le culture delle comunità. Da quel momento è iniziato da subito lo scontro dei due colossi, fino ad arrivare addirittura al 7 febbraio del 2024, quindi stiamo parlando dello scorso mese, quando è uscito subito e all'improvviso Gemini, successore di Bard. Quali sono le differenze fra Gemini e a questo punto ChatGPT? Allora, entrambi usano dei modelli linguistici che si chiamano LLM, cioè Large Language Model, ma Gemini può contare sul database Google che nel mondo, in tutti i server allocati sul pianeta, può pescare in 2 terabyte di dati. E quindi a me piace parlare di Gemini come di un giornalista molto affidabile, pronto a sfornarci informazioni su misura. ChatGPT dispone di un terzo circa delle informazioni presenti nel database, però rispetto a Gemini ha l'enorme potenzialità di diventare creativo. A me piace paragonarlo a un artista eclettico. Da ricordare anche Copilot, il prodotto nuovo di Microsoft, che ha il grande vantaggio di essere già integrato in Microsoft Edge. Quindi, quando interroghiamo il browser, si può subito chiamare in causa Pilot. Da ricordare anche che sono presenti già le AI generative per creare immagini come Creator di Microsoft, anche questo già integrato nel browser, e DAL e 2. Il primo è gratuito, per il secondo bisogna sborsare almeno 15 euro al mese. Per ultimo, stanno già apparendo sul mercato prodotti di intelligenza artificiale per girare filmati. Da ricordare anche in questo caso Sora di OpenAI e Lumiere di Google, due prodotti che sono destinati ad impattare pesantemente su tutto il mondo delle immagini e dei video. Attenti però che non è tutto oro quello che luccica, perché questi AI generativi, come stiamo vedendo, producono tante fake e soprattutto hanno problemi di copywriter per i testi, i disegni e le immagini. Di questo ne parleremo in un prossimo incontro. Arrivederci.